C'è moratore, onorevole Pogliese, per 1 minuto e 30. Grazie Presidente, io ho ascoltato con grande attenzione le comunicazioni che la Commissione ha esternato oggi all'interno di quest'Aula sul tema dell'immigrazione, dal Migration Compact al pacchetto migrazione legale. E la colgo con moderata soddisfazione, nella consapevolezza che bisogna agire a monte, non certamente a valle. Ecco perché ben venga il piano di investimenti straordinario per l'Africa, nella consapevolezza che possa permettere il miglioramento delle condizioni economico-sociali di quegli stati e al tempo stesso possa permettere la fattiva collaborazione di questi stati sul tema del controllo delle frontiere e dei rimpatri, alla stregua di quello che è accaduto con la Turchia e di quello che è accaduto qualche anno prima con la Libia, quando il governo italiano stipulò quell'accordo che ha prodotto eccezionali risultati. Qualche perplessità, permettetemi di esternarla sul tema della migrazione legale. Io credo che noi dobbiamo essere assolutamente solidali nei confronti dei profughi, dei migranti che scappano dalle guerre, dalle persecuzioni, ma non possiamo permetterci di incentivare la migrazione economica in un contesto di gravissima crisi economica-sociale che sta attraversando il nostro continente. Basti pensare al tasso di disoccupazione giovanile del 22% in Europa. Nella mia nazione, l'Italia, ha raggiunto il 35,9%, nella mia terra, la Sicilia, ha raggiunto il 55,9%. A meno che non siamo in presenza di alcune figure altamente specializzate che non si riescono a trovare all'interno del mercato del lavoro interno, lasciando però esclusivamente agli Stati membri la facoltà di individuare il numero massimo di migranti economici da poter Grazie accogliere. Grazie. colleghe.